canzone basata sui tre accordi Sol, Re, Mi, tutti maggiori. È vero. È vero. E qualche settima. Questo è Gian Vorti, che è uno che ci capisce, a quanto pare. E bentornati alla seconda puntata degli approvati da Gem, altri tre. Cominciamo con i concorrenti di Amici, perché saranno la musica del futuro. Alcuni di questi, secondo me, arriveranno anche alla fine. Marina, avevi ragione, Muro è un pezzo che spacca. E infatti, con questa, Gigino ha vinto anche una delle classifiche. Spacca perché è un pezzo energico, potente, e ti dà la carica. Allo stesso tempo mantiene delle sonorità comunque un po' retro, ma la cosa che vince di questo pezzo, come in molti altri che comunque fanno successo, è il fatto di avere delle parti vocali che potrebbero cantare chiunque e che piacciono perché sono quasi dei versi. Mi spiego: quando dice muro, dopo che ha detto muro e poi fa questa roba qua, che è una cazzata, è una cosa che fanno tutti, che possono fare tutti, e che ti dà quel, come era stato per i Colors, Every Time si chiamava, tra l'altro, cacchio non mi ricordo manco il titolo, comunque lì perché c'era il wow che era cantabile da chiunque, più o meno, perché quello comunque erano note. Anche H7 quando ha fatto Loca, vuole solo ram pam pam, quando parte con ram pam pam, quella roba lì piace, è figo, ed è una cosa, è un verso appunto, e quindi piace perché è animalesco, e possono teoricamente farlo tutti, ma soprattutto è caratteristico del brano. Cioè magari non ti ricordi un cazzo di tutto il testo, poi ti ricordi il ram pam pam, quindi quella cosa lì funziona. Adesso, ad oggi, fino ad oggi funziona. Quindi se uno fa un pezzo con robe di questo tipo, secondo me può essere convincente. È un ingrediente segreto, non più segreto, per avere un brano di successo. Ma al terzo posto, in realtà, sto per mettere LDA, che, premessa, a pelle mi starebbe sui coglioni, perché assomiglia ad Assi, esteticamente uguale ad Assi, anche nel modo di fare. Quindi, cioè, nessuno più di me potrebbe odiarlo, ok? Però, comunque fa dei pezzi convincenti, è bravo, tutto sommato, per avere la voce che ha, fa veramente tanto, perché non ha una voce bellissima. E il pezzo con cui è entrato e che sta spopolando comunque sulle classifiche di Spotify è un pezzo che ti rimane in testa, porca miseria. Io oggi stavo andando a fare la spesa, stavo pensando che noi amiamo quello che fa male, effettivamente. Ciò che fa bene lo lasciamo andare. Alla faccia della banalità del testo, queste due frasi sembrano scontate, ma non lo sono. Cioè, se ci pensate, ciò che ci fa soffrire, no? Lo vogliamo sempre di più, vedasi le tipe che vanno dietro agli stronzi. Invece ciò che già abbiamo lo trascuriamo. Quindi non è per niente banale il testo. E perché amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare. Poi logico che cuore fa rima con amore, ma sono due parole, non due frasi, sono due parole, non due sensi, due messaggi. Ma infatti, vabbè, ma che stiamo a parlare, Pettinelli, cioè diamo retta alla Pettinelli, per favore. Al secondo posto ci metto un artista che, come al solito, all'inizio dicevo chi è questo drogato, e poi, insomma, ascolti due o tre pezzi e capisci che ha veramente qualcosa da dire, oltre ad essere un personaggio. Sto parlando di Achille Lauro. Il pezzo in questione probabilmente non è recentissimo, è dell'anno scorso, cioè Bam Bam Twist, che però è una gran figata, recupera sonorità del passato, è ballabile soprattutto. Ci balliamo bam bam, bam bam, twist e poi bam bam, bam bam. E funziona, nonostante lui abbia quello stile di cantare da scazzato. A me piace, non so che vi devo dire, è fatto bene, il brano è fatto bene, convincente. Ecco, questo giusto per... no vabbè, lo dico alla fine. Quindi sì, è un personaggio e tutto, però ti porta in scena un personaggio artistico. Non sarà il miglior cantante del mondo, ma la musica è bella, lo stile pure, il modo di presentare il brano, ovvero come ti vesti, come lo porti in scena, come appari in generale, è convincente ed è particolare. Poi ovviamente ricorda David Bowie, ricorda Renato Zero, però lo fa in chiave moderna. Tutti ricordano tutti, anche Michael Jackson in realtà ha preso da James Brown, Fred Astaire,
e qualcun altro. L'importante è non essere proprio uguali, ma cercare di trasformarsi. E infine, motivo per cui ho fatto questo video, questa seconda puntata, l'album che vorrei più di tutti evidenziare è l'ultimo di Dua Lipa, Future Nostalgia. Album che mi è stato consigliato da Eros il Vichingo, e l'ho ascoltato recentemente e ragazzi, le ho ascoltate praticamente tutte senza dire ah, questa non mi piace. Cioè, è un album fantastico, è uno spettacolo, ma d'altronde da una classe 95 come me ci si può aspettare solo il meglio. E quest'album mi piace perché ha delle sonorità molto funky, le basse frequenze sono ben gestite, ma tutte le frequenze sono ben gestite, però abbiamo chitarrine, basso, veri o sintetici, con quei sintetizzatori ma che sembrano veri, fatti bene. La batteria soprattutto non dà fastidio, che è una cosa che ultimamente non riesce a fare nessuno. Cioè la batteria, il rullante e il kick della batteria sono piacevoli, non danno fastidio all'orecchio, che è una cosa che non fa più nessuno. Considerando che ad oggi tutti i kick sono e poi abbiamo il rullante che è un queste robe qua, trovare un rullante bello, piacevole, un kick piacevole, che non ti dia fastidio, è veramente roba rara. Poi è ritmico e ballabile, tutti i brani, sto parlando di tutti i brani, in particolare Levitating. È un pezzo funky, dance, elettronico, c'è veramente di tutto, è fresco, si sente la freschezza e funziona. Ciò che apprezzo di più di album di questo tipo è la produzione. Ora, tra l'altro, tutti i brani che ha fatto in feat con qualcuno sono nettamente inferiori agli altri. Quelli dove ha fatto, dove era da sola, lei e il suo producer probabilmente, sono perfetti. Vi penso che, quindi penso, non lo so, che nella produzione ci abbia messo tanto del suo, cioè delle sue idee. La produzione qualitativamente è eccellente, cioè se voi la sentite con un bell'impianto, è un piacere proprio da ascoltare, anche se non capisci un cazzo delle parole, cioè è proprio bello da sentire, perché le frequenze sono gestite bene, gli strumenti sono gestiti benissimo. L'immagine stereo, le frequenze basse, le frequenze medie, le frequenze alte, tutto ben equilibrato, è una cosa che non sentivo da anni. Quindi non esagero nel dire che questo è uno dei migliori album usciti negli ultimi 10 anni. Vedremo i Grammy cosa diranno. Quindi questo è tutto, vi invito ovviamente ad ascoltare quanto ho citato in questo video e ci si vede. E se avete consigli consigliatemi, perché appunto io su, ecco cosa volevo dire, porca miseria, su Dua Lipa non avrei scommesso un centesimo, cioè nel senso che avevo il pregiudizio che fosse una Nicki Minaj qualunque, per intenderci, no? Con qualcosa che di adesso, che sì, però è tutto elettronico, fa schifo, discoteca, tutte queste robe qua, no? Mai avrei pensato di trovare una qualità di questo tipo. Cos'è successo? Che me l'ha consigliato Eros, io ho detto, ma se me lo consiglia lui forse effettivamente può avere un suo perché. E quindi in un momento di svago me lo sono ascoltato quando ho potuto e sono rimasto sorpreso. Quindi i pregiudizi, come quelli che avevo su tutti quelli di Amici, prima di seguire Amici, su Achille Lauro, su Rovazzi all'epoca, tutti questi pregiudizi, per quanto mi riguarda, sono stati ribaltati. E quindi, appunto, non fermatevi all'apparenza, andate a esaminare ciò che dovete valutare. Quindi andate a sentire gli artisti, non basatevi su quanto, su come appaiono, cioè abbandonate i pregiudizi, soprattutto nella musica, perché questi poi sono i risultati. Praticamente ho un album in più da ascoltare nel tempo libero, quindi direi che non è male, poi è tutto gratis. Ci si vede.